Bentrovati al TG Web. Riprendiamo questa settimana il nostro TG dopo la pausa estiva e gran parte del giornale sarà dedicata inevitabilmente all'economia. Tra borse che salgono e scendono e spread in altalena, anche le notizie sul fronte dell'occupazione non sono positive. Quasi 1.400 posti di lavoro persi quest'anno in Brianza rispetto ai 4.000 dello scorso anno. Una magra consolazione. Ma apriamo il nostro TG con un altro argomento, la sicurezza e il bilancio del lavoro fatto quest'estate da Polizia Locale e Carabinieri. Titoli e poi il telegiornale. Schiamazzi, locali notturni e parchi, gli obiettivi di Polizia Locale e Carabinieri per la sicurezza. Aumenta la disoccupazione, anche se va meglio rispetto allo scorso anno, quando i posti di lavoro persi erano stati quasi 4.000. Indotto per oltre 30 milioni di euro e 360 posti di lavoro. Il Gran Premio di Monza si conferma un traino per l'economia lombarda. Al via i lavori per rifare il centro del quartiere Lazzaretto. Estate intensa per la Polizia Locale, che nei mesi di luglio e agosto ha aumentato il presidio del territorio con tre obiettivi. Controllo dentro e fuori i locali pubblici, prevenzione e repressione degli schiamazzi notturni e controllo dei parchi. Obiettivi raggiunti anche con la collaborazione di Carabinieri e Polizia Stradale. Sono state infatti tre le operazioni congiunte, il primo, il 21 e il 27 luglio. L'attenzione delle forze dell'ordine si è concentrata sul controllo del tasso alcolico degli automobilisti, sui locali pubblici, in particolare sulle pizzerie da sport, e sui locali notturni per la verifica del rispetto dei decibel e dell'ordinanza antivetro. 22 le pattuglie impegnate con oltre 40 uomini. Martedì 1 agosto, infine, la Polizia Locale ha provveduto a far abbattere alcune brache abusive costruite negli orti comunali di via Crocefisso, nel quartiere Crocione. Entro la fine del mese saranno demoliti anche gli edifici con tetto in Eternit, operazione questa che richiede la bonifica da parte dell'ASL. Cambiamo argomento e apriamo la pagina dell'economia. Con la fine delle vacanze per le famiglie si apre il capitolo scuola e il conto è salato. Monza e la Brianza sono le più economiche per acquistare il kit scolastico, in media 81 euro, mentre Milano è la più cara con 87 euro, esclusi i libri che peseranno sui portafogli delle famiglie per altri 123 euro. E quanto emerge da una ricerca della Camera di Commercio di Monza e Brianza, che mette in evidenza la presenza in Italia di quasi 17.000 cartolerie, di cui il 13% in Lombardia. Tra borse impicchiate e spread in salita, anche dall'occupazione non arrivano segnali positivi. Nel 2011 in Brianza sono stati 1.390 i posti di lavoro persi, anche se in recupero rispetto allo scorso anno, quando erano stati quasi 4.000. In base ai dati della Camera di Commercio di Monza e Brianza, quest'anno le imprese brianzole, pur restando prudenti, mettono in previsione di chiudere l'anno con quasi 9.000 nuove assunzioni, a fronte delle 6.000 previste nel 2010. I settori più in difficoltà sono l'industria e le imprese con meno di 10 dipendenti, mentre il commercio e i servizi alla persona registrano i tassi più positivi. E per trovare lavoro la spintarella funziona in oltre la metà dei casi. Per le imprese della Brianza il 40% delle assunzioni avviene attraverso conoscenza diretta e il 12,8% con le segnalazioni di conoscenti e fornitori, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Ferma anche l'occupazione immigrata. Nel 2008 in Brianza ogni 5 assunti uno era immigrato, nel 2010 1 su 6, mentre nel 2011 si scende al 10,8%. La macchina del Gran Premio scalda i motori. Domenica Alonso cercherà di mettere le ruote della Ferrari davanti a tutti, mentre Monza e la Brianza si aspettano una crescita del giro d'affari tra il 5 e il 10% rispetto all'anno scorso. Solo per la settimana della gara l'indotto diretto è di oltre 31 milioni di euro, a cui vanno aggiunti quasi 4,5 milioni per le aziende che lavorano per l'evento. Dati positivi anche per l'occupazione. Il Gran Premio di Monza vale 360 posti di lavoro.
Il brand Gran Premio d'Italia di Monza, infine, è stato stimato dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza in 3,8 milioni di euro sulla base di un insieme di parametri tra cui conoscenza dell'evento a livello nazionale e internazionale, flussi turistici generati, competitività economica del territorio. Cambiamo pagina. Nuovo look per il Lazzaretto. Settimana prossima aprirà il cantiere di Piazza Liberazione. Obiettivo: liberare la piazza, cuore del quartiere, dalle auto. La pavimentazione sarà in porfido, mentre la piazza sarà rialzata rispetto alla strada, ciò per garantire continuità con il portico esistente. Per omogeneità di materiali, il porfido sarà utilizzato anche in via Vivaldi, la strada che collega Piazza Liberazione a Piazza Cabiati. La larghezza della strada sarà ridotta per diminuire la velocità dei veicoli e garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Attenzione particolare al rispetto della legalità. Un sistema di videosorveglianza e colonnine SOS collegate con la polizia locale e con la stazione dei carabinieri garantirà la sicurezza degli abitanti del quartiere. L'intervento rientra nel contratto di quartiere Lazzaretto da Vivere e l'investimento previsto per la nuova piazza è di circa 500.000 di euro. Proseguiamo con i lavori pubblici. In arrivo un contributo statale di 30.000 euro per rifare le tribune del centro sportivo Seregnello. Il progetto prevede la demolizione delle tribunette esistenti e la posa di una tribuna prefabbricata di 150 posti. Sarà realizzata anche una nuova pavimentazione. Le tribune erano diventate inagibili a causa di alcuni abbassamenti del terreno provocati dalle infiltrazioni d'acqua a causa delle numerose piogge dello scorso inverno. Passiamo infine allo sport. Il sindaco Giacinto Mariani è in Olanda, dove sono in corso di svolgimento i mondiali di ultramaratona e dove domani ci sarà il passaggio del testimone in vista del campionato del mondo di 100 km del 2012 che si svolgerà a Seregno il prossimo 22 aprile. Chiudiamo con il tempo. Nuova ondata di caldo intenso a partire da sabato. Nel weekend il tempo sarà poco nuvoloso, con qualche addensamento con possibilità di rovesci solo sulle prealpi. Le temperature saranno in salita e fra sabato e mercoledì potranno nuovamente toccare i 30 gradi, valore decisamente sopra la media stagionale. Con questo abbiamo terminato, vi ringrazio e vi do appuntamento a settimana prossima.